Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale, io sono Alex e in questo video andrò a mostrarvi la mia classifica strettamente personale dei migliori giochi del 2021, dei migliori 10 giochi del 2021. E ci tengo a precisare che la mia classifica è strettamente personale proprio perché sono le posizioni che ho stilato in base ai miglioramenti che ha avuto un gioco e quanto mi ha preso un gioco e quanto ho giocato a quel gioco in questo 2021 che ormai sta per concludere. E questa qua è la mia classifica personale, ormai la faccio da qualche anno, verso dicembre, questa è quella del 2021. In decima posizione ho messo Formula 1 2021, non perché il gioco non sia apprezzabile, non perché il gioco non sia giocabile, ma è uno di quei giochi che tutti gli anni compro e tutti gli anni ritrovo praticamente lo stesso identico gioco. Ci sono pochissimi miglioramenti che sono stati fatti, secondo me, da Formula 1 2020 a Formula 1 2021, ma è lo stesso, valeva per Formula 1 2020, non era tantissimo diverso da Formula 1 2019, così come non era tanto diverso da Formula 1 2018. Diciamo che ci sono stati dei miglioramenti, sì, dei miglioramenti ci sono stati a livello di grafica, a livello di leggera simulazione, però comunque il gioco in definitiva è quasi sempre lo stesso. È vero che i giochi a cadenza annuale possono avere pochissimi miglioramenti, però comunque Formula 1 2021, tralasciando il Breaking Point, che è l'unica cosa che mi ha fatto giocare a questo gioco un po' di più, quindi diciamo quella sorta di storia di Formula 1, non mi ha fatto vedere niente di nuovo, niente che non abbia già visto in Formula 1 2020 o negli altri Formula 1. Quindi diciamo che metto in ultimissima posizione Formula 1 2021 proprio per questo. Ho giocato poco, il gioco è praticamente quasi sempre lo stesso e non mi ha preso tantissimo. In nona posizione è entrato a far parte della mia classifica Forza Horizon 5. Il gioco è uscito da poche settimane sul Game Pass, quindi per chi ha il PC e ha il Game Pass Ultimated può giocarlo anche sul PC e a costo zero. E il gioco è veramente uno dei migliori giochi che abbia mai giocato a livello di arcade, sì, perché questo qua è un arcade nudo e crudo, per quello che è così basso nella mia classifica, comunque è riuscito a entrare a differenza magari di qualche altro gioco più blasonato. E l'ho messo in nona posizione perché il gioco è veramente molto molto bello, uno di quei giochi divertentissimi che ti prende, che ti fa stare ore e ore a girare, a girovagare per questo Messico. In questa nuova edizione non ho messo il Messico. A livello di grafica forse è il più bel gioco che io abbia mai visto a schermo, non ce n'è veramente per nessuno, c'è tantissima roba che muove questo gioco, non c'è quasi mai nulla di fermo. Il gioco è veramente molto molto apprezzabile, uno di quei giochi da giocare assolutamente con il pad, anche se si può giocare con il volante, però diciamo che andare con una Lamborghini o una Koenigsegg in mezzo ai prati a 300 all'ora non è proprio il massimo della vita con il volante. Diciamo che è molto più apprezzabile da giocarlo con il pad e per quello che è un gioco molto divertente, ti metti anche sul divano, te lo giochi tranquillamente, è un gioco veramente senza pensieri che ti fai la partita oppure puoi starci ore e ore e ore dietro, perché veramente merita di essere giocato e anche acquistato. In ottava posizione ho messo WRC 10, vale lo stesso discorso che avevo fatto prima per Formula 1 2021. Diciamo che Formula 1 2021 aveva messo quella sorta di storia, come vi dicevo prima, del Breaking Point, invece qua in WRC 10 hanno messo una edizione diciamo speciale per rivivere i rally del passato, una sorta di 50° anniversario per rivivere, come dicevo, i rally fatti storicamente, quindi con molti più persone vicino alle piste, e i rally dell'Acropoli. Ci sono qualche rally in più rispetto a WRC 9, ovviamente graficamente è migliorato un po', però a livello di gioco diciamo che non si discosta molto da WRC 9, è quasi sempre lo stesso gioco. Io ho giocato veramente tanto a WRC 9 e tanto a WRC 10, non ho visto tutta questa differenza che c'è nel portare avanti il livello di simulazione. Come sappiamo i Kiliton Games fra un anno daranno poi la palla della simulazione e della licenza di simulazione del WRC a Codemaster, quindi secondo me
hanno voluto far uscire questo gioco con non tanti miglioramenti, anche perché il gioco ormai era stato molto apprezzato, WRC 9, e in questo diciamo che è sempre una sorta di aggiornamento di WRC 9, ma non tanto da valere l'acquisto. Certo che se volete comprare subito un gioco di rally e non avete niente in casa, prendete WRC 10, ma se avete già WRC 9, io ve lo sconsiglio, perché a livello di simulazione, di grafica, di suoni e di menu è praticamente lo stesso identico gioco che c'era l'anno scorso. Quindi sicuramente molto apprezzabile come gioco, ha il meteo dinamico, il ciclo giorno notte, ha la licenza ufficiale, ma è qualcosa di già visto e rivisto nel passato. Sicuramente è un bellissimo gioco di rally da giocare anche con col freno a mano, infatti l'ho apprezzato anche di più da quando ho preso il freno a mano, però comunque il gioco è diciamo sempre la stessa solfa di WRC 9, e con questo WRC 10 hanno messo qualche miglioramento in più, ma non tanto da valere il prezzo dell'acquisto. In settima posizione abbiamo Race Room Racing Experience. Questo gioco è veramente uno dei migliori giochi che io abbia mai giocato, nonostante sia in settima posizione. Se vi ricordate, negli anni scorsi era decisamente più su in classifica rispetto a quest'anno, che l'ho voluto mettere lo stesso in classifica perché comunque è uno dei migliori giochi di simulazione che ci sono in circolazione, nonché è solo per PC, quindi questo la vuol dire lunga. Però comunque questo gioco è diciamo uno di quei giochi che ho preso in mano di meno in quest'ultimo anno. Come vi dicevo all'inizio, ho stilato questa mia classifica in base anche a quante ore di tempo ho perso oppure ho usato su un simulatore piuttosto che un altro, e Race Room Racing Experience è uno di quei giochi con cui ho giocato parecchio quest'estate. Ho fatto anche un campionato che è andato veramente molto molto bene, e mi sono divertito tantissimo con le TTRS, però comunque a parte quel campionato che ho fatto quest'estate non l'ho preso in mano più di tanto, e ho notato tantissimi miglioramenti a livello di fisica, a livello di force feedback e anche a livello di menu. Hanno fatto un nuovo menu completo per far sì che sia un pochettino tutto più facile, però comunque il gioco l'ho preso in mano veramente poco, e non ho avuto tutta questa voglia di riprenderlo in mano più e più volte come magari c'è stato con altri simulatori. Comunque se avete il computer, se avete anche dei soldi da spendere, perché comunque è un gioco free to play, ma ci sono tantissime macchine e tantissime piste da acquistare singolarmente oppure come pacchetti, comunque il gioco ve lo consiglio. Se avete il PC, compratelo assolutamente. In sesta posizione troviamo Automobilista 2, la seconda edizione del simulatore per eccellenza che è stato Automobilista 1, che era veramente un ottimo ottimo gioco. Automobilista 2 diciamo che sta cercando di trascorrere quella strada per la simulazione. Infatti il gioco, quando uscì ormai quasi due anni fa, diciamo che era un buon gioco ma non ottimo, aveva tantissimi difetti. Quello che non era stato apprezzato era diciamo la sorta di simulazione. Si cercava di spingere questo gioco qua tantissimo verso la grafica, ma non tanto verso la simulazione. Sì, c'era gente che pensava fosse una copia di Project Cars 2, visto che aveva usato e usa attualmente lo stesso motore grafico Madness che usava Project Cars 2. Nel corso dei mesi questo gioco è migliorato tanto, hanno introdotto anche tantissime auto, hanno introdotto le GT3 e hanno introdotto le GTE, che secondo me sono le categorie di auto che sono diciamo le migliori per sfruttare un videogioco, almeno per quanto riguarda le mie preferenze personali. Infatti ho giocato tanto da quando sono uscite le GT3 e le GTE, ho giocato veramente molto molto a questo videogioco, nonché è il migliore in assoluto gioco da usare con il VR. Infatti graficamente e a livello di sensazione alla guida è il migliore da giocare col VR. Pecca un pochettino per quanto riguarda la simulazione in curva, in frenata, almeno per quanto riguarda le mie impressioni personali. Diciamo che quando arrivi in frenata, freni e poi cerchi di immetterti dentro la curva con la macchina, c'è sempre questa sorta un pochettino di ondeggiamento che mi fa sembrare il gioco un po' simcade, non tanto rivolto verso la simulazione nuda e cruda. C'è sempre questa sorta di molleggio che a mio avviso non mi piace proprio per niente, altri simulatori non hanno, e invece Automobilista 2 ce l'ha. Diciamo il gioco è molto molto apprezzabile, ma secondo me questa pecca, perché
per me è una grandissima pecca che ha questo gioco è che non è ancora arrivato al livello di simulazione che si erano preposti gli sviluppatori. Comunque il gioco è molto molto apprezzabile, ha un sacco di piste, il ciclo giorno notte, il meteo dinamico, come vi dicevo prima il VR che lo sfrutti al 100%. Macchine ancora non ne ha tantissime, comunque aver introdotto anche macchine europee fa sì che il gioco venga apprezzato di più da noi europei e il gioco merita veramente tanto da essere giocato, però comunque per il momento è ancora il sesto in classifica. Allora in quinta posizione c'è un gioco che ho dovuto rivalutare perché da quando diciamo ho preso il freno a mano mi ha cambiato completamente il gioco, poi sono riuscito a trovare dei settaggi su internet da farmi apprezzare veramente questo gioco e sto parlando di Dirt 2.0. sì, infatti questo gioco lo avevo diciamo bannato dalla mia libreria per quanto riguardava il force feedback. All'inizio quando uscì sto gioco praticamente era inesistente il force feedback, sono riuscito a trovare delle impostazioni diciamo buone su internet da farmi sentire qualcosa al volante e poi con l'aggiunta del freno a mano proprio meccanico mi ha fatto veramente giocare e giocare tanto a questo gioco. Ho fatto tantissime live anche su Twitch di ore e ore con Dirt 2.0, l'ho dovuto veramente rivalutare perché era un gioco che avevo messo in sordina fin quando non uscivano degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti ci sono stati, hanno migliorato tanto, hanno migliorato il force feedback, hanno migliorato la simulazione e attualmente a livello di simulazione è uno dei giochi migliori di rally che ci sono in circolazione diciamo recenti. C'è gente che mi dice Richard Bans rally è molto più simulativo, sì è vero che magari è molto più simulativo, però a livello di grafiche, di modernità non è proprio attualissimo, quindi diciamo che quello lì è un gioco che va giocato più che altro per la passione del rally ma non tanto per godersi un gioco a schermo che sia almeno recente. Comunque recentemente Dirt 2.0 è sicuramente un ottimo ottimo gioco. In quarta posizione troviamo Air Factor 2, il simulatore dello studio 397 che è ormai nella classifica mia ufficiale da veramente tantissimo tempo, è sempre nelle primissime posizioni. C'è stato un anno che era in prima posizione, un anno che era in seconda, adesso lo troviamo in quarta posizione, non perché il gioco non sia migliorato, non perché il gioco non sia sempre simulativo come lo era un tempo, ma semplicemente perché nell'ultimissimo anno ho giocato un po' meno rispetto al passato. Ma comunque il gioco è migliorato veramente tanto, ha migliorato anche l'interfaccia utente che è cambiata totalmente, adesso è molto più facile, molto più intuitiva, hanno anche proprio ultimamente migliorato e velocizzato i caricamenti per raggiungere la pista, hanno migliorato veramente tutto questo, quindi è molto molto più facile riuscire a trovare quello che si vuole rispetto a prima. Anche a livello di simulazione siamo veramente su altissimi livelli, rimane comunque sempre il miglior gioco per quanto riguarda il force feedback, per quello che si riesce a percepire nella frenata, nello sbandamento, nell'accelerazione, nei cordoli. A livello di force feedback veramente questo è uno dei migliori, se non il migliore gioco che c'è per quanto riguarda le sensazioni al volante. Hanno introdotto anche delle buone auto per quanto riguarda i contenuti a pagamento, sono veramente fatte molto molto bene e anche ultimamente hanno aggiunto delle piste in laser scan che sono fatte veramente anch'esse molto bene, nonché è un gioco che si può prestare al modding, quindi trovate tantissime auto e tantissime piste sul web per ampliare il contenuto di questo gioco. E diciamo che è un gioco, come dice anche il nome, che si presta più che altro a macchine da corsa, competizione, quindi non troverete macchine di serie per giocare a questo simulatore, però comunque vale veramente i soldi che costa su Steam. Allora ragazzi, siamo arrivati al gradino più basso del podio, quindi in terza posizione troviamo per la prima volta nella mia classifica ufficiale metto iRacing. Sì, questo gioco qua non l'avevo mai messo negli scorsi anni perché veramente ci avevo giocato veramente molto molto poco, non ero riuscito ad apprezzarlo come si deve. Ho voluto metterlo quest'anno in classifica anche se per
per questione di prezzo, anche quest'anno non ho giocato tantissimo, ma comunque ho giocato molto di più rispetto agli anni scorsi e ho comprato anche tante auto, ho comprato tante piste e ci sono veramente delle belle competizioni che si possono fare su questo gioco. Diciamo che il livello di attenzione da parte degli avversari è più alto rispetto agli altri giochi, perché è un gioco dove paghi pure l'aria che respiri, quindi la gente, per non scendere di categoria, per non scendere di patente, fa un po' più di attenzione rispetto agli altri giochi. Non che non ci siano gli incidenti, non che la gente non ti venga addosso, ma comunque si fa in maniera decisamente più bassa rispetto agli altri giochi, anche perché se non hai la patente, se non hai il livello adatto per quella competizione, non puoi gareggiare con certe macchine in certe competizioni e in certe categorie di campionati. Quindi per quello il gioco è sicuramente più sfruttabile dal lato multiplayer, anche se hanno messo poi una sorta di lato intelligenza artificiale, quindi si può giocare contro il computer, ma sfido chiunque a comprarsi i Racing e giocare contro il computer, cosa che puoi fare con gli altri giochi. Diciamo che si gioca prettamente online. Una cosa che non mi piace, ma è così purtroppo su iRacing, è che se non rinnovi l'abbonamento tutti i contenuti che hai comprato non puoi neanche usarli offline, quindi solo se hai rinnovato l'abbonamento, se hai un abbonamento ufficiale attivo, puoi giocare con tutte le cose che hai comprato. Quindi da quel lato lì non è proprio il massimo. Tipo in questo momento io non ho rinnovato l'abbonamento, se mi viene voglia di giocare a iRacing non posso assolutamente giocarci. In seconda posizione troviamo uno di quei giochi che anche gli anni scorsi avevo messo sempre in classifica, ma nettamente più basso rispetto a quest'anno ci ho giocato veramente tanto, sia in versione normale che in versione VR, e mi sono divertito tantissimo. È uno di quei giochi dove mi viene voglia di giocarlo più spesso, perché è uno di quei pochi giochi, se non il gioco, che ti permette di aggiungere auto all'interno di questo gioco in maniera gratuita, in maniera molto molto realistica, in maniera velocissima. Stiamo parlando di Assetto Corsa, è un gioco che è uscito nel 2014 su PC e nel 2016 su console, ma io sto già parlando della versione PC ovviamente, con la possibilità di aggiungere sempre nuove auto, di aggiungere sempre nuove piste, di avere sempre le ultimissime auto che sono uscite tramite mod scaricabili sui vari siti, anche in maniera gratuita. Mi dà la possibilità di prendere sempre in mano questo gioco e di sfruttare al meglio le potenzialità di questo simulatore, che a oggi a livello di mod e di ampliamento del gioco è il migliore che c'è. Nonostante sia uscito da così tanto tempo, con la possibilità di aggiungere sempre roba nuova, mi viene sempre voglia di giocarlo e di rigiocarlo e di rigiocarlo. Negli anni scorsi non che non c'era questa possibilità, però comunque non avevo questa grande passione verso Assetto Corsa. Mi è venuta l'ultimo, diciamo questo anno, perché sono uscite tantissime auto nuove in quest'anno e sono riuscito a giocare all'interno del simulatore con queste nuove auto grazie a queste mod. Diciamo che anche a livello di simulazione il gioco è veramente fatto molto molto bene, il force feedback è anch'esso fatto bene, però comunque questa roba qua c'era già negli anni scorsi, però per quanto riguarda l'ampliamento del gioco, la possibilità di aggiungere roba, mi dà sempre uno stimolo in più per giocarci. A livello di contenuti per console sono sempre gli stessi, quindi il gioco rimane sempre lo stesso per quanto riguarda Assetto Corsa Ultimate Edition, anche che è quella che ha più contenuti per console, ma come si sa su console non c'è la possibilità di moddare e di aggiungere roba. Invece su PC c'è sempre qualcuno che crea qualche auto, che crea qualche pista, e noi come dei veri Lupin andiamo a prenderci queste piste, queste auto in maniera molto gratuita, e possiamo giocarci veramente e sempre e divertirci in maniera sempre così smisurata. Siamo arrivati alla prima posizione di questa mia classifica personale. Ci tengo a precisare che è una classifica strettamente personale di tutti i videogiochi che piacciono a me, a quanto ci gioco, a quanto mi ha preso in quest'ultimo anno, nonché ai livelli di miglioramento che ha avuto il gioco. E anche quest'anno, come l'anno scorso, in prima posizione troviamo Assetto Corsa Competizione, il simulatore sviluppato da Kunos, che si attesta come anche quest'anno il miglior gioco di simulazione
per quanto mi riguarda. A livello di contenuti ha aggiunto la stagione 2020 per quanto riguarda il GT3 World Challenge, e poi ha aggiunto ultimamente la BMW M4 GT3, che mi ha fatto riprendere in mano il gioco dopo qualche mese che non lo riprovavo. E comunque a livello di simulazione stiamo parlando di un gioco assolutamente ottimo. Hanno migliorato notevolmente il livello di simulazione per quanto riguarda la gomma, il livello di simulazione per quanto riguarda il comportamento che ha la macchina sui cordoli, e nonché la temperatura delle gomme, che adesso è fatta in maniera decisamente più realistica rispetto a prima. Quindi prima c'era veramente tanto tempo, ci mettevi tanto tempo a mettere a posto magari la pressione delle gomme, dovevi farti 3-4 giri. Diciamo che adesso viene fatta in maniera più realistica e più veloce. Hanno aggiunto anche le GT4, quindi abbiamo le GT3 e le GT4 in un pacchetto veramente ampio per quanto riguarda tutto il livello di simulazione per il GT World Challenge. È stato un aumento delle prestazioni notevoli con l'introduzione del DLSS di Nvidia, ma anche per quanto riguarda la controparte AMD hanno fatto dei miglioramenti notevoli, perché questo gioco qua, avendo l'Unreal Engine 4, che è un motore grafico decisamente potente, non tutti i possessori di questo gioco potevano sfruttarlo al pieno con i propri computer. Invece adesso, con l'introduzione di questa nuova tecnologia, possono tutti almeno arrivare a 60 fps di godersi al meglio quello che è la simulazione per eccellenza per quanto riguarda il livello su PC in questo momento, almeno per quanto riguarda la mia personale opinione. Avendo dato questa possibilità alla gente di sfruttare al massimo il proprio computer con questo gioco, sicuramente tantissima gente andrà a ricomprarsi e a riprendere in mano questo gioco, che è stata una strategia veramente ottima, perché prima, se non avevi un computer quasi top, non potevi sfruttarlo al massimo. Adesso diciamo che anche i computer medio gamma possono riuscire a godersi il gioco anche a 1080p e 60 fps, goderselo veramente a pieno. E poi c'è stato l'annuncio di Assetto Corsa Competizione per PlayStation 5, che uscirà il prossimo anno, quindi anche lì sicuramente chi è che ha la console potrà sfruttare al pieno il videogioco, riuscendo ad arrivare anche lì a 60 fps tranquillamente e godersi questo gioco in maniera veramente molto gradevole. Quindi quest'anno Assetto Corsa Competizione si aggiudica il World Game Awards 2021 per quanto riguarda Alessandro De Luca in questo canale. Allora ragazzi, finisce qua questa mia classifica personale dei 10 migliori videogiochi del 2021 per quanto riguarda i racing. Io spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, lasciate come sempre un pollicione in su, lasciate qua sotto un commento, attivate mi raccomando la campanellina, così quando faccio un video vi viene la notifica e vi arriva anche il messaggino che vi dice che ho fatto un nuovo video oppure che sono in live. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video e alla prossima live. Ciao!